ed era un'epoca in cui tu facevi molto spettacolo teatrale, il cinema non era ancora arrivato. No, era arrivato con un Mazzacuratico, bello. Sì, certamente, ma non il cinema, diciamo, dei tuoi personaggi, cioè eri un attore, ma non eri stato. E soprattutto non eri entrato ancora nell'immaginario collettivo con questi. Come questo. Nicola, ti volevo chiedere, ecco, il tuo rapporto con la politica, perché in qualche maniera poi ci siamo, ovviamente ho seguito la tua carriera, siamo diventati amici, però per esempio l'altro giorno eravamo al Quirinale per David Donatello e mentre il Presidente della Repubblica Mattarella aspettava chiaramente qualcun altro per le consultazioni, io ti ho visto salutarlo, dargli la mano e non potevo non pensare che forse è arrivato lì. No. Mi sono avvicinato a lui perché avevo scoperto che uno dei suoi migliori amici è di Petralia Soprana, che è un paesino in provincia di Palermo, molto carino, sulle Madonie, che è il paesino dei miei genitori. E quindi questo mi faceva piacere in un modo o nell'altro, allora mi sono avvicinato per dirgli questo, lui l'aveva saputo e ci siamo incontrati. Io devo ammettere che io adesso lo risolvo sempre con una battuta per drammatizzare, perché io sto alla politica come Polifemo sta allo strabismo in un modo o nell'altro. Io la politica ho un rapporto, ma lo è sempre stato, forse perché sono stato educato in questo modo, lontano dalla politica. Io comunque per me tutto è politica, quindi direttamente o indirettamente sono all'interno e con attenzione circondato da politica e appartengo a quel mondo e a quella fascia di artisti o quello che è, che comunque tratta in un modo la politica. A volte nel mio mondo io tendenzialmente, io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e ho scoperto la comicità e l'ho scoperta perché per me, e cerco sempre di coccolarla e di crescere con la comicità, perché per me la comicità è una delle forme d'arte più elevate in assoluto. Io poi non sono un satiro tendenzialmente, anche se può sembrare strano. La satira io la uso, ma proprio perché la satira ride di altri. Io sono più, umorista, perché rido con gli altri. E perché per me la satira, un certo tipo di satira, ha un percorso molto limitato, non mi eccita particolarmente. In questo caso, per esempio, questo personaggio può sembrare strano, ma non è satira. Questo personaggio è il racconto di un paese, è stato detto più volte, hai fatto l'imitazione di Berlusconi, di Berlusconi. Non ci ho mai pensato un secondo, perché amo lavorare un po' di più, mi piace faticare di più, quindi non è così semplice. Anche banalmente il fatto è umorismo puro. Perché è un cinema che resta, cioè questo film oggi, sì, questo è, se lo vedi oggi è attuale come era ieri. Ti racconto un aneddoto per dirvi di come siamo, cos'è questo paese, il nostro meraviglioso paese. Caspita che emozione parlare in questo teatro, vi devo dire che tanto mi rappresenta. Che emozione, ti prego le mani. Vi racconto questo aneddoto di qualunque mente. Questo film viene preso al Festival di Berlino. Andiamo al Festival di Berlino e io mi chiedo, continuo a chiedere ma come sarà visto, al di là che al di fuori della proiezione era nata una sorta di strana manifestazione spontanea contro un partito italiano, non si sa per quale motivo, che la gente sola, molti sono soli, si incidono con poco. A un certo punto, durante la proiezione, sai, questo è un film che comunque, oddio, anche se hai una malattia grave, però durante una risatina te la fa, insomma. Niente, non c'è stata una risatina. Io potete immaginare, cioè autori, interpreti, sta per finire il film, non c'è una risatina. Finisce il film, parte un applauso di quelli imponenti, di quelli giganteschi, però durante non c'è stata una risata. Per me è molto importante far scatenare una risata, perché è veramente, per me è fondamentale, è un movimento interessante. Comunque finisce qui, parte il dibattito, salta fuori un tedesco, amante del civile italiano, ma con uno sguardo, aveva proprio una tensione dentro, si alza e dice: signor Albanese, volevo chiedere già scusa. Io non ho mai visto niente di più drammatico. Questo per dirvi cosa siamo noi e cosa sono altri.
e lì poi ho riso io però. E quindi questo è molto interessante. Effettivamente io credo che questo sia una delle cose più, calcolando anche i film che ho fatto con Mazzacurati, gli italiani, con Avati, con Amelio, eccetera, io credo che sia questo uno dei film più drammatici che io abbia mai fatto. È paradossale questa cosa, però.